Buongiorno amici e buon inizio settimana! Ma sì, dai, buon inizio anche a te, mi sto abituando ai lunedì con i tuoi video. Ma sì, iniziamo meglio insieme, dai, così non va così male. Avete sentito l'ultima notizia sulla salute? Un po' è confortante e un po' no. Secondo uno studio italiano dell'Università di Tor Vergata, viviamo più a lungo. Sì! Ma non viviamo meglio. No! Gli anni extra che abbiamo guadagnato di vita in più li trascorriamo a curarci. Curare cosa? Ma le malattie procurate da una cattiva alimentazione e uno stile di vita troppo stressante. Ditemi che senso ha lavorare tanto per avere un tenore di vita alto e alla fine spendere tutti i soldi per curarsi dalla fatica e dall'usura acquisita per guadagnare soldi. È un sistema aberrante, come ne usciamo? Se stiamo fermi qui, non ne usciamo di certo, ma cerchiamo almeno di mantenere la salute con la giusta alimentazione e il giusto stile di vita. Anche perché, secondo questo studio, l'espansione della morbilità, ovvero della malattia, è diventata addirittura una doppia espansione di morbilità. E che vuol dire? Vuol dire che secondo le statistiche negli ultimi tempi si passano in cattiva salute non solo gli anni di vita extra rispetto a prima, ma anche quelli prima della vecchiaia, gli anni che una volta si trascorrevano in buona salute. Ora si stanno riducendo a causa della diffusione delle malattie croniche. Ecco i numeri della ricerca. Tra il 2000 e il 2014 l'aspettativa media di vita degli italiani è passata da 79 a 83 anni circa. Sono 4 anni di vita in più, ma spesso vissuti da malati. Dall'altra parte, l'età in cui si manifestano le malattie croniche è scesa da 57 a 54 anni. Preoccupante. Sono 3 anni in meno. E se la matematica non è un'opinione, 4 più 3 fa 7. Quindi ci sono 7 possibili anni vissuti con disturbi cronici e malattie. E non è piacevole. Come evitare tutto questo e vivere bene tutti gli anni della nostra vita? Adottando il più possibile uno stile di vita intelligente, cioè che pensa: questo mi fa bene, lo preferisco, questo mi fa male, lo evito. Sì, tu lo fai sembrare semplice. In realtà può essere semplice. Sì, il mio lavoro di naturopata è fare conoscere le migliori strategie di prevenzione e mantenimento della salute, che per me sono la cosa più importante e non smetterò mai di ripeterlo. Noi facciamo quello che è nelle nostre mani, nelle nostre possibilità, e il resto lo lasciamo alla genetica e al destino. A proposito di naturopatia, sarà la stagione, ma diverse persone mi hanno chiesto dei consigli molto specifici e questa settimana volevo rispondervi direttamente dai miei video. Su cosa? Mercoledì nel mio vlog voglio parlarvi di come usare il pensiero positivo per dimagrire e restare in salute. Domenica desidero rispondere a chi mi ha chiesto in questo periodo come dimagrire le gambe grosse con la naturopatia. Si può fare con i giusti accorgimenti. Non perdetevi il video. Nel frattempo iniziate a mettere un bel mi piace anche a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E poi condividete sui vostri social e iscrivetevi al canale con un click, così attivate le notifiche e trascorrete una splendida settimana. Noi ci vediamo presto, sempre qui sul canale Naturalmente. Ciao! I've been loving you the best I can.